Pescaradra è quasi un testacoda, tre novità ampiamente preventivate, una per reparto, in grosso in difesa Jabual, rientro dalla squalifica centrocampo con Kraja, preferito a Palmiero, soprattutto il baby delle Monache, in attacco nel tridente completato da Lescano e Cuppone, Andrea Fanalino di coda con tre punti, nessuna vittoria, Cudini torna al 4-3-3, in realtà 4-5-1 in fase di non possesso, Urso e Bolsius partono dalla panchina, Paolini mezzala davanti con l'ex Fabian Pavone, il croato Scipos, l'italo togolese Gibril, classe 2003 in prestito dal Vicenza, prima da titolare in campionato. Queste sono le azioni salienti del 3-0 rifilato dalla Pescara all'Andria, ma comincia meglio la formazione pugliese, c'è questo tentativo di Gibril, palla indietro intelligente per Arrigoni, l'ex capitano del Teramo, capitano dell'Andria, il suo piattone, la palla sibila di un niente rispetto al palo destro della porta difesa da Plizzari, che era però sulla traiettoria, pericoloso dunque l'11 di Mirko Cudini, quindi Fabriani, c'è l'attacco di Brosco che rompe la linea, anticipa Scipos e poi fa qualcosa di eccezionale Lescano, che vede il taglio, meglio lo scatto alle sue spalle di Cuppone, lo serve con i giri giusti, Cuppone uno contro uno, faccia a faccia con Zamarion, elude l'uscita dall'estremo difensore dell'Andria e deposita il pallone nella porta sguardita, porta vuota, dunque 1-0 Pescara, 12° minuto nel corso del primo tempo, il primo gol in campionato per Luigi Cuppone, classe 97, sotto la curva nord, aveva precedentemente segnato in trasferta. Guardate Brosco che rompe la linea, non esattamente la sua caratteristica, ci sta lavorando molto Colombo, assente Pellacani, ne avrà fino a marzo, l'unico difensore che ha quelle caratteristiche di aggressività, di andare in avanti, di attaccare l'avversario, ed è stato poi molto bravo Lescano, che vede con la coda dell'occhio lo scatto in profondità di Cuppone, freddissimo, gelido, occhi negli occhi col portiere Zamarion, lo elude la sua uscita e poi segna a porta vuota, il terzo gol in campionato per Luigi Cuppone, il quarto se consideriamo anche la rete realizzata contro la Vis Pesaro, batte Kraja, il calcio di punizione insidioso, ci arriva Zamarion che evita il peggio perché stava per intervenire anche in grosso, non solo Cuppone, siamo sempre nel primo tempo, sempre 1-0 per il Pescara, guardate Mora, l'assist sartoriale, l'abbiamo definito così, per delle Monache, che non c'entra allo specchio, palla fuori, ma l'arbitro, il signor Scarpa della sezione di Collegno, vede il tocco in uscita di Zamarion su delle Monache, lo ammonisce, proteste reiterate, furibonde da parte della squadra pugliese, non ci sono dubbi per l'arbitro che era lì a due passi e indica il dischetto, però la giocata di Mora è da categoria superiore, ma sappiamo, un giocatore fondamentale, classe 88, 34 anni, ha giocato anche in A con Spal e Spezia dopo aver vinto diversi campionati, sul punto di battuta, vedremo tra poco l'esecuzione affidata a Lescano, freddissimo anch'egli, pallone da una parte, portiere dall'altra, 2-0 Pescara, 38° minuto nel corso del primo tempo, il quarto sigillo del campionato per il classe 1996 che va ad esultare sotto la curva, siamo, ripetiamo, al 38°, si mette benissimo la partita, un Pescara cinico, spietato, due occasioni, due gol come probabilmente mai era accaduto in questo avvio di campionato, inquadrata la curva nord, rivediamo ancora l'esecuzione di Lescano perfetta e dunque quarto gol in campionato, ma non è finita la giornata di gloria per l'attaccante italo-argentino che segnerà un altro gol, tra poco lo vedremo perché le immagini tra poco arriveranno al 46° in pieno recupero di prima frazione di gioco, eccola qui l'azione, un tocco e via da PlayStation, un tocco e via, Cancellotti, Cuppone, Jabua, ancora Cuppone che mette il turbo, palla in mezzo, c'è insomma un'incertezza da parte sia di Birillo che del portiere Zamarion, ma è davvero bravissimo Lescano ad anticipare entrambi, 3-0, 46° del primo tempo, doppietta personale, il quinto gol in campionato per l'attaccante italo-argentino, un guizzo rapinoso, non c'è dubbio alcuno, insomma letale in area di rigore, soprattutto in area piccola, ma è splendida l'azione che si sviluppa sulla catena di destra, un tocco e via, ripetiamo, Cancellotti, Cuppone, Jabua, ancora Lescano e poi il pallone che viene messo in mezzo per la zampata vincente
Vincente di Lescano, tutto molto facile dopo il 2-0, dopo il rigore trasformato da Lescano, la doppietta per l'attaccante italo-argentino. Siamo al 46esimo del primo tempo, nella ripresa sarà pura accademia, il Pescara potrà arrotondare il punteggio, ci sono diverse sostituzioni, qui un primo intervento non irreprensibile di Brosco che poi riesce a pulire l'area e c'è il destro di Arrigoni, la parata semplice, possiamo dire così, di Plizzari in due tempi in anticipo su Scipos, classe 2000, attaccante croato ex Catania. Poi sbaglia Jabouin, c'è un intervento di Palmiero che riesce a recuperare palla in collaborazione con un suo compagno di squadra, viene servito Vergani che aveva da poco rilevato Lescano e si fa ipnotizzare dal portiere Zamarion. Palmiero era entrato invece al posto di Kraja, giustamente esentato nel secondo tempo dal tecnico biancazzurro perché ammonito, e martedì si giocherà ad Avellino Stadio Partenio Lombardi contro il Giuliano di Raffaele di Napoli. Qui un'altra grande opportunità va via a Milillo Cuppone che faccia a faccia con Zamarion allarga troppo il compasso, non riesce ad inquadrare lo specchio inquadrato delle Monache, in realtà il gol fallito è stato di Cuppone. Poi c'è questo calcio d'angolo, la respinta, il tentativo se non vado errato di Candellori ex Noteresco, la palla termina altissima, no probabilmente non era Candellori, vabbè insomma fa lo stesso, c'è un'opportunità mancata dall'Andria nel secondo tempo, anche perché Candellori, se non vado errato, era stato sostituito dal tecnico Mirko Cudini. Finisce qui la partita, una partita di fatto senza storia, un buon inizio da parte dell'Andria, poi una volta sbloccato il punteggio. Ripetiamo, non c'è stata più storia, questo è il sesto successo in campionato per il Pescara, il secondo davanti al pubblico amico. Pescara batte Andria 3-0.